Mondo Cosmetique, nuovo video dedicato alla scoperta dei prodotti della Yves Rocher. Allora, oggi mi andava di farvi scoprire un prodotto che a me personalmente piace tantissimo e che utilizzo ormai da tantissimo tempo ed è un sostituto veramente molto molto valido delle lacche. Allora, vi sto parlando di questo. Questo è uno spray modellante. Quindi io lo utilizzo molto quando faccio, ovviamente prima di asciugare i capelli, dopo che ci ho tolto l'acqua, ho fatto, diciamo, abbastanza, diciamo, proprio togliere l'acqua al capello, ci spruzzo questo, me li asciugo col diffusore a testa in giù, ovviamente io così faccio. Poi se voglio che tengano ancora di più perché magari ho una pettinatura particolare, io lo rivado a mettere anche dopo, altrimenti insomma mi basta così. Allora, parliamo e scopriamo insieme questo prodotto. Questo prodotto appunto serve per avere dei ricci definiti e che durano nel tempo, resiste all'umidità e al crespo, quindi insomma fa in modo che il capello non diventi crespo, quindi il riccio si apra e appunto avendo così un riccio abbastanza definito. Il principio attivo di questo prodotto è il baobab. Allora, il baobab cosa fa? Mantiene l'elasticità del capello, ha la capacità di riuscire a mantenere l'elasticità del riccio. Allora, vi voglio leggere una cosa perché voglio dirvi. Allora, vi dico che cos'è il baobab, cioè per sapere qualcosina in più. È un albero dell'Africa tropicale ed è considerato un albero sacro. Ovviamente, l'azienda cosa ha fatto? Prende l'estratto dalle foglie di baobab. E che dice sono ricco, lo leggo perché questo nome non lo ricordo mai, ricco di polisaccaridi fissanti, per cui insomma viene utilizzato per mantenere il riccio del capello. Allora, questo prodotto io lo amo veramente particolare. Allora, io vi spiego, io ho il capello riccio, ho il capello mosso riccio, però dato che ho i capelli abbastanza lunghi, sono abbastanza pesanti, per cui se li asciugo senza mettere niente, senza spuma, senza lacca, senza nulla, dopo un po' il mio capello, ovviamente, essendo pesante, tende a scendere e quindi perdo il riccio. Tra l'altro, nel momento in cui io lo vado ad asciugare, ovviamente il riccio si apre, per cui perdo quell'effetto di riccio. Non li guardate adesso perché li devo lavare, però voglio dire, perdo l'effetto diciamo, del riccio definito. Per mantenere nel tempo questo mio effetto di capello riccio, pur non avendolo proprio riccio, faccio ovviamente periodicamente, tipo una volta all'anno, un sostegno leggero per fare in modo appunto che nel momento in cui faccio lo shampoo poi il riccio mi duri di più. Prima utilizzavo, quando utilizzavo altri prodotti, utilizzavo le lacche e le spume perché ovviamente mi aiutavano a tenere il riccio un po' più fermo. Da quando ho scoperto questo prodotto io non utilizzo più né lacca né spuma, proprio perché ormai mi fido di questo e utilizzo questo. Allora, vi dico che anche che ovviamente come tutti i prodotti della Yves Rocher, la plastica utilizzata, quindi il flacone, è in plastica riciclabile e riciclata, quindi per ridurre l'impatto ambientale, il raffreddore non va via. E vi voglio dire anche che all'interno di questo prodottino c'è il 97% di ingredienti naturali. In più, appunto, il principio attivo è il baobab che vi ho detto prima. Non ha, ovviamente, come tutti i prodotti della Yves Rocher, nessun componente animale. Non ha siliconi, non ha parabeni e non ha coloranti. Quindi, se avete bisogno di qualcosa che vi. Ah, tra l'altro, come si utilizza? Ovviamente, come vi ho detto io, come lo utilizzo io, ma si utilizza anche sul capello bagnato o asciutto. Potete anche, appunto, spruzzarlo e poi modellare il riccio con le dita e vedrete che sarà veramente un riccio molto, molto definito. E poi, appunto, non è che basterà una pioggia o un pochino di umidità per farvi riavere il capello crespo, perché no, no, questo non lo fa assolutamente. Vi tiene veramente bene il riccio. Ve lo assicuro, lo uso in prima persona. Voi sapete che quando faccio il video scopriamo insieme i prodotti, non parlo molto anche cioè non faccio una sorta di review perché potrebbe sembrare una review di parte, però in questo caso voi lo vedete, è un prodotto che io utilizzo, quindi vi posso anche fare una review del prodotto. E vi dico che io veramente non uso, le ho proprio buttate perché una volta andai da un parrucchiere il quale mi consigliò diciamo, una lacca. Io non ero qui, non avevo i miei prodotti, per cui ho comprato questa lacca e l'ho pagata anche parecchio.
Ed era una lacca che lui mi disse che all'interno non aveva di nessun tipo di componente, ma diciamo, dannoso. Io ci tengo molto ai miei capelli, molto molto, li curo moltissimo. E invece quando sono tornata a casa avevo visto tra gli ingredienti un paio di componenti che non mi piacevano. L'ho preso così, puh, nuovo, l'ho buttato nella spazzatura. Poi ovviamente non ne ho proprio più acquistati, non ne ho proprio più cercati e me tengo sempre uno di scorta di questo perché poi avendo i capelli lunghi, anche se ne serve pochissimo, però comunque io faccio lo shampoo anche abbastanza spesso perché ho il capello un po' grasso, quindi curo molto i miei capelli con i prodotti giusti e questo è uno di questi. Ecco perché vi ho fatto anche una piccola recensione personale del prodotto, però diciamo nello specifico. Sapete che il principio attivo è il baobab di cui vi ho parlato, che non ci sono siliconi, non ci sono parabeni, non ci sono coloranti, il flacone è in plastica riciclabile, per cui è plastica riciclabile e riciclata, per cui insomma sempre attenti all'ambiente, e che non ci sono componenti animali e che il 97% di ingredienti di questo prodotto è naturale. Niente, spero e credo di avervi detto tutto. Ah, il prezzo di questo prodotto è 6,95 euro. E niente, io vi consiglio di provarlo se avete come me i capelli ricci o se li avete mossi. Ma anche se avete capelli ricci e amate ogni tanto farvi i ricciolini nelle modalità più varie che ho visto anche qui su YouTube, però vi assicuro che il riccio vi mantiene. Niente, vi mando un bacio. Vogliamoci bene sempre con i nostri prodottini. E per qualsiasi cosa lasciatemi un commentino. Ciao ragazze!